Allora. Siamo in streaming. Elena, se vuoi partire, possiamo. Buonasera a tutti e a tutte. Data l'alta tecnologia di cui abbiamo l'opportunità di usare e il tema che mi sta molto a cuore, finisce che sono emozionata anch'io che devo soltanto introdurre questa giornata. Allora, io vi presento il terzo incontro di un ciclo in cui abbiamo voluto raccontare, soprattutto ascoltando le testimonianze dei protagonisti e delle protagoniste, alcune delle grandi lotte non violente in corso attualmente nel mondo. E dopo la Birmania e l'Italia, oggi si parlerà di India, una situazione paradossale con un paese popoloso come la Cina, ma completamente ignorato dai media. A condurre l'incontro ci sarà Daniela Bezzi, una giornalista freelance che ha vissuto molto in India e nonostante sia molto giovane, da tantissimi anni rappresenta una delle poche voci che testimoniano le vicende e i conflitti delle parti più emarginate del paese. Questi incontri fanno parte di un progetto più ampio, che è il terzo Festival della Non Violenza e della Resistenza Civile, che attraverso tappe intermedie si concluderà a ottobre con convegni e iniziative pubbliche di cui potrete avere notizia direttamente nel sito. Ma voglio rubare pochi minuti per darvi un cenno sulla relazione tra Daniela, il Centro Studi e l'India. Nel marzo 2003 arrivano in Italia notizie di Medha Pakhtar, leader delle lotte non violente in India. A intervistarla era Daniela Bezzi. Nel 2007, sempre questa importante, famosa leader, Medha Pakhtar, viene a Torino per incontrare i lavoratori della Fiat, la casa automobilistica che sta promuovendo un accordo commerciale con la Tata indiana per una produzione di auto low cost. Il Centro Studi Sereno Regis organizza un incontro con lei, cioè la signora di Narmada, e di nuovo Daniela Bezzi, che è presente. E con lei c'è anche Nanni Saglio, il presidente del Centro Studi Sereno Regis. Allora, due parole devo dirle su Nanni. Nanni è stato per decenni l'anima del Centro Studi e aveva un legame particolare con l'India, infatti vi si recò molte volte. Per visitare realizzazioni concrete della visione gandhiana, come la SEFA, Enzo, se hai le foto, se vuoi farle andare una dopo l'altra. Poi è stato in India più volte anche per realizzare dei pellegrinaggi spirituali, per esempio quello intorno al Monte Kailash. E poi tantissime volte sia lui sia i suoi emissari per scovare nelle piccole biblioteche e librerie libri di Gandhi e su Gandhi. Quindi nel ricordare con molto affetto Nanni, a nome del centro, questo è presso le comunità rurali delle fattorie per il servizio di tutti, Sarvodaya. Un'altra. Riesce a mettere? Sì. Questo è alle base del Monte Kailash. Forse ce n'è ancora una. Non è così importante, era un ricordo simbolico per una persona che ha veramente dato senso e forma, insieme ad altri ovviamente, ma lui è stato molto importante, al Centro Studi. E l'ultima foto, ma forse era troppo pesante, non lo so, era sulla nostra biblioteca, la biblioteca del Centro Studi, che ha la più bella raccolta di testi di Gandhi e su Gandhi in tutta Italia. E nel ricordare quindi con affetto Nanni, a nome del Centro Studi, do il benvenuto a Daniela e ai nostri ospiti, che ringrazio davvero di cuore per la loro partecipazione. Eccoli qua, esperienze sulla verità. Grazie e buon inizio a voi.
Scusa. Allora, chi devo riattivare l'audio? Ecco. Bella domanda. Ecco, no, Daniela. Complicata, sì, buongiorno a tutti. Elena, ti ringrazio moltissimo, non merito tutte le lodi che mi hai fatto. Ti ringrazio in particolare di avermi descritto come molto giovane, in realtà non lo sono, e sono felice di avere qui con me stasera Maria Tavernini e Matteo Miavaldi, che incontro per la prima volta, devo dire, nonostante siamo stati a lungo, cioè ti ho letto tantissime volte su un giornale che spesso ospita anche alcuni miei contributi, molto meno frequenti dei tuoi. Entrambi sono stati a lungo in India, molto più a lungo di me. Matteo Miavaldi è stato in India per 7 anni come corrispondente appunto per il Manifesto. Ha scritto un libro molto importante sulla questione dei due Marò, tutto quello che non vi hanno detto, nel 2013, è tornato dall'India e si è iscritto, ha ritenuto di doversi iscrivere a un corso universitario a Londra per specializzarsi in giornalismo radiotelevisivo. Adesso è a Roma, è impegnato in un progetto di podcast molto misterioso di cui ci racconterà forse in qualche altra occasione. Ma Maria Tavernini, anche lei è giornalista indipendente, ha vissuto per molti anni in India, ha scritto e continua a scrivere per Altra Economia, TRT World, Reset, Q Code Magazine, Osservatorio dei Diritti, insomma, Al Jazeera. Si è occupata e continua a occuparsi di tematiche sociali, di questioni ambientali e di genere, e in proposito vorrei segnalare un libro che è appena uscito, fresco di stampa, dal titolo No Going Back, che definirei un magnifico reportage, veramente bellissimo, corale, dall'interno di una India LGBT che solo da poco ha cominciato a raccontarsi invece che a nascondersi. E poi abbiamo oggi con noi Arvinder Kapil Singh, Sikh, arrivato in Italia tanti anni fa come informatico, presidente di un'associazione che si chiama Universe Arte, che promuove progetti di integrazione di migranti indiani in Italia, con vari progetti che combinano l'arte con vari scopi sociali. È mediatore culturale, lavora a stretto contatto con coloro che si occupano nell'agro pontino di problematiche contadine che dovrebbero riguardarci molto, perché appunto vedono sfruttati ogni giorno migranti indiani che arrivano dal Punjab e così via. Fammi le cose, Arvinder, ce lo racconterà lui stesso. Tra le altre cose, si è iscritto recentemente di nuovo all'università, alla Sapienza, questo nuovo corso da poco inaugurato, un dipartimento che si chiama Global Humanities. È filmmaker, ha partecipato nel 2017 alla Biennale di Venezia con un film che tra l'altro ha vinto il premio Migrarti, Codici d'amore, che guardavo l'altro giorno, si muove intorno a quel bellissimo libro di Pasolini che si chiama Comizi d'amore, ed è l'unico fra noi che è stato in effetti in India nei giorni appunto in cui questa grande protesta contadina era già da qualche tempo in corso. E dunque il titolo di questo incontro, Trolley Times, per dire intanto di queste processioni spettacolari che abbiamo visto appunto seguendole da lontano convergere un certo giorno verso Delhi, ed era il 26 di novembre dell'anno trascorso. Ma Trolley Times, anche Enzo Ferrara, se mi vuoi per cortesemente mandare qualche immagine del giornale Trolley Times. Trolley Times anche per dire della partecipazione di creatività che si è sviluppata in questa città, ai bordi della città, che si è a un certo punto moltiplicata in altre 5 cittadelle, tutte intorno, con la partecipazione appunto di creativi, di musicisti, di ragazzi arrivati da Delhi, come in questo caso un piccolo gruppo di ragazzi Sikh che hanno pensato di risolvere il problema dell'informazione fra i vari siti della protesta che crescevano appunto alla periferia di Delhi, fondando un giornale cartaceo singolarmente, invece di aggiungere un'altra pagina Facebook, eccetera, anche per venire incontro alle esigenze degli anziani, come vediamo appunto in questa foto, che appunto in questo giornale settimanale leggevano quello che succedeva a Tigri, piuttosto che a Singhu, piuttosto che in altri siti intorno a Delhi. Ma ecco, per
metterci, diciamo così, per entrare subito nella scena di questa enorme mobilitazione che ormai ha superato i 4 mesi di continuata esistenza, non più soltanto intorno ad Delhi, perché ormai è diventata una mobilitazione che riguarda tutto il settore agricolo dell'India. Io che direi a Enzo, se vuole farci vedere un piccolo filmato che appunto ci viene proposto da Arvinder Kapil Singh, che quando è stato appunto lì a Delhi ci ha potuto filmare frequentando il, credo che fosse, ce lo dirà poi lui, insomma, frequentando alcuni di questi siti, ha ripreso varie situazioni e ci può aiutare appunto a metterci immediatamente in contatto con quello che è stato questa enorme mobilitazione. Tra un po' arriverà. Enzo, non c'è l'audio, non c'è sonoro. Scusate. Riproviamo. Ora si sente. Sì, grazie, sì. Grazie.
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ ਉਸਮੇ ਜੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਵੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਮੋਸ਼ਨ ਕੋ ਉਸ ਗਤੀ ਕੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਕੇ ਸਾਥ ਬੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੋ ਏਕੜ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਕੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਵੋ ਆਜ ਮਾਰਕੀਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਮੇ ਲਗਭਗ 86% ਛੋਟਾ ਮਝੋਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਸਕਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪ ਪਾਏਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੇ ਛੋੜ ਚੁੱਕਾ ਹੋਗਾ, ਔਰ ਖੇਤੀ ਛੋੜਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮ ਇਹ ਵੀ ਪਾਏਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕੀ ਤਰਫ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਤ ਆ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕੀ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰ ਉਨਕੀ ਸਥਿਤੀ ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5,000 ਮੇ 6,000 ਮੇ ਦਿੱਲੀ ਜੈਸੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮੇ 8,000 ਮੇ 9,000 ਮੇ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੜੇ ਜੋ ਉਸੇ ਕੰਮ ਮੇ ਕਾਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਹੈ 18.5-19 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਥੈਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਓ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 40 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਸਾਡੀ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ 25-30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੱਲੀ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ ਵਿਕ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਅਨਾਜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 4 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਹ ਹੋਊਗੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਵੇਚਣਗੇ 40 ਰੁਪਏ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਜਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਹੈ ਉਸਕੀ ਸਥਿਤੀ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਮਾਨਯ ਆਪਣਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਊਨਤਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਉਸਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਲੂ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਮੇ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਮਾਖੋਰੀ ਜੈਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਹਾ ਹੋਗਾ, ਇੱਕ ਤਰਫ ਕਿਸਾਨੋ ਸੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਖਰੀਦਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੋਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਸਕੋ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੋਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਦਾ ਹੈ MSP ਹੁਣ ਵੀ 1,850 ਰੁਪਈਆ ਮੱਕੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਹੈ 800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਿਕਣੀ, ਅੱਜ ਮਰ ਕੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕ ਰਹੀ, 800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1,500 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਹੁੰਚੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋਈ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰੇ ਫਸਲ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਮੀਡੀਅਮ ਵਰਗ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਖੜੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫਸਲ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ। ਤੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਮੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਬਦਤਰ, ਪਰ ਉਸੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਨਕੀ ਵੈਲਥ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਮੇ ਜਬਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਬੰਦ ਥਾ ਤਬ ਉਨਕੀ ਵੈਲਥ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸੀ ਕੀ 300 ਗੁਣਾ 300% ਬੜ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਕੀ 400% ਬੜ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਦਰਅਸਲ ਹੋ ਇਹ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਉਨਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਕਮਾਈ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਕੀ ਤਿਜੋਰੀਓ ਮੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਯੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਯੇ ਹੋ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਡਾਟਾ ਯੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੇ 73% ਜੋ ਵੈਲਥ ਹੈ ਵੋ ਕੇਵਲ 1% ਲੋਕੋ ਕੇ ਪਾਸ, ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਕੀ ਅਗਰ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨੀ ਯਹਾਂ ਕੀ ਤੋ ਉਸਕਾ 73 ਰੁਪਏ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆੜੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਫੂਕ ਦੇਣ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ
ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਾਈਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਚੱਕਣ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ, ਗੋਹਾ ਹੀ ਚੱਕਦੇ ਇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਾਤਕ ਹੈ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚ, ਕੈਨੇਡਾ। ਅਸਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਛੱਡ ਸਾਰੀ ਫਿਕਰਾਂ, ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਾਲਿਮ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਜਾਓ ਜਾਓ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਐਹੀ ਗੂੰਜ ਹੈ ਜ਼ਾਲਿਮ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਐਸੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਵਾਣੀ ਸਿਖਾ ਦਈ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇਰਾ ਸਿਆਕਾਲੀ ਰਾਤਾਂ ਐਹੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪੁਕਾਰ, ਵਾਪਸ ਜਾਓ 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 ਜਾਗੀ ਆਵਾਮ ਖੈਰ ਮਨਾਓ, ਸਭ ਦੀ ਐਹੀ ਹੁੰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਸੁਣੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੜੇਗਾ। Rieccoci qui. Allora, è come vedere un piccolo, un velocissimo trailer di quello che effettivamente in soli 4 mesi potremmo considerare, almeno a me è sembrato, una specie di infinito epic. E, abbiamo visto tutta una serie di scene di vita quotidiana, la situazione di questi trattori diventate case, queste stradine che si sono dotate di librerie, di centri di massaggi, di situazioni anche di cura. Ci racconterà poi meglio Arvinder, che ha visitato tutta questa umanità in mobilitazione, che cosa è stato effettivamente venire a contatto fisico con quell'umanità in protesta e anche in grande, grande tensione. Allora era soltanto il mese di gennaio, ormai siamo quasi ad aprile. E chiederei appunto a Matteo di inquadrarci tutta questa storia, che non è effettivamente nuova, perché non è la prima volta che l'India rurale si mobilita, anzi si mobilita da sempre praticamente, ma questa mobilitazione è particolare, è diversa da tutte le altre, sta espandendosi in tutta l'India. Che cosa la rende così diversa e come nasce? Sì, grazie, spero vi sentiate tutti, presumo di sì. Volevo ringraziarvi prima di tutto per l'invito, per parlare di una protesta molto importante di cui, come già aveva sottolineato Daniela all'inizio, se ne parla poco, perché di India purtroppo se ne parla sempre troppo poco, nonostante succedano tantissime cose a cui dovremmo prestare attenzione. Dunque sì, io adesso cercherò un po' di dipanare tutti i temi che abbiamo trovato nel bellissimo video di Arvind Del Singh, che è molto, molto denso, dentro c'è quasi tutto, bisogna solamente prendere degli elementi e espanderli un pochino. Ci sono un sacco di riferimenti che, per chi segue le cose indiane, sono abbastanza chiari. Io cercherò un po' di esplicitare questi riferimenti per chi magari non le segue così assiduamente come altri. Dunque, iniziamo, mi ricollego a quello che diceva Daniela, nel senso, effettivamente i contadini non sono nuovi a proteste in India. E, nei giorni precedenti, quando stavo mettendo un pochino da parte gli appunti, che tra l'altro io guarderò in un altro schermo qui, quindi mi scuso se sembra che sto guardando oltre, però ho due schermi, uno con tutti i numeri che, di riferimento. L'ultima grande protesta precedente a questa, che si ricorda e che abbiamo anche coperto noi nei media internazionali, risale a novembre del 2018, quando dei contadini prima marciarono in Maharashtra e poi arrivarono ancora una volta
fino a Delhi. All'epoca si parlava di decine di migliaia di persone, questa volta parliamo facilmente di centinaia di migliaia in protesta e un sostegno che è quantificabile sicuramente in milioni. Dunque, una minima cronologia, cosa è successo? È successo che lo scorso anno, a settembre, il Parlamento, dove il partito il Bharatiya Janata Party, guidato da Narendra Modi, che è il primo ministro dell'India, gode di una maggioranza schiacciante, riesce a far passare, in pratica senza discuterle, tre leggi che riguardano il comparto dell'agricoltura. Sono leggi sostanzialmente che danno il via libera a una liberalizzazione del mercato. Tra i vari punti che sono motivo della protesta c'è soprattutto quello di far saltare il cosiddetto sistema dei mandi, ovvero i mandi sono dei mercati generali che sono organizzati a livello locale, dove lo Stato acquista dai contadini le varie colture, riso, mais, eccetera, a un prezzo che è fissato, nel senso che sotto una determinata soglia non si può andare, perché sennò questo ovviamente andrebbe a ledere i contadini e non riuscirebbero ad avere sostentamento. Una delle varie modifiche che sono entrate in vigore con queste leggi è stato far saltare di fatto questo sistema. Il che significa condannare un'enorme quantità di lavoratori a, diciamo, essere in balia delle fluttuazioni del mercato, del cosiddetto mercato libero. Ciò significa che se il mercato libero a un certo punto decide che il riso deve scendere di prezzo perché l'offerta è molto alta, eccetera, nessuno si fa il problema del contadino che deve rientrare con i soldi che ha anticipato, e questo significa nell'economia indiana mettere a repentaglio la livelihood, cioè il sostentamento di milioni di famiglie in tutto il paese. Allora, faccio qualche dato per inquadrare meglio di che cosa stiamo parlando. Dunque, allora, in India una persona su due della forza lavoro è impegnata nell'agricoltura a vario titolo. Nel senso, un lavoratore su due in India ha a che fare con l'agricoltura e l'agricoltura di converso copre il 14% del PIL. L'86% degli agricoltori sono agricoltori che gestiscono degli appezzamenti di terra molto piccoli, il che non permette loro di, diciamo, avere un peso contrattuale quando si ha a che fare con il privato. La liberalizzazione che è stata fatta da queste leggi sostanzialmente cosa dice? Dice che lo Stato, che prima fino adesso aveva sempre avuto un ruolo di regolamentazione del mercato, cioè cercava di tenere le tutele dei lavoratori da un lato e le esigenze del mercato libero dall'altro, si sarebbe levato e avrebbe lasciato via libera completa al settore privato. Settore privato che, apro una piccola parentesi di nuovo, nel video di Arvind Singh a un certo punto c'è un'intervista in cui si parla di questo Adani. Adani, per chi segue l'India, è un nome abbastanza noto, che è sempre più noto negli anni recenti perché è legato a doppio filo con il primo ministro Modi. Adani sostanzialmente è un imprenditore del Gujarat che ha legato la sua fortuna alla fortuna politica di Modi. Notizia di pochissimo tempo fa che sono riuscito a trovare prima mentre stavo prendendo gli ultimi appunti. Per dare un senso, allora Adani da un anno all'altro, cioè dal 2019-2020, 2020-2021, ha aumentato la propria ricchezza personale da 16,2 miliardi di dollari a 50 miliardi di dollari nel giro di un anno durante la pandemia. Questo ovviamente perché Adani è uno di questi, questi imprenditori che sono molto, molto, tra virgolette, comuni in India, hanno una holding che si occupa di tutto, cioè dallo zucchero alla benzina, alle macchine, nel senso sono dei magnati dell'industria. Adesso anche gli aeroporti
anche aeroporti, aeroporti e i porti. Aeroporti, portuali, certo, no, figurati, figurati. Ovviamente questa aeroporti-porti, perché un imprenditore privato, per avere in gestione dei porti e degli aeroporti, deve ricevere le licenze dal governo, e ovviamente in una situazione in cui il primo ministro dell'India è, diciamo, un amico, è molto più semplice ricevere licenze di altre situazioni. Quindi questo qui era la parentesi da Dani. Quando passa queste leggi della liberalizzazione, passano soprattutto senza essere state discusse in Parlamento, e nel senso che il limite di temporale per la discussione è stato minimo, e tra l'altro è venuta l'approvazione, è stata a voce, quindi ci sono state parecchie polemiche all'epoca, e soprattutto queste leggi sono state fatte senza consultare i sindacati degli agricoltori. Quindi da un giorno all'altro i sindacati e gli agricoltori si ritrovano delle leggi che rivoluzionano completamente il loro settore e decidono di manifestare. La data, diciamo, spartiacque, iniziano ad esserci manifestazioni già nel mese di settembre, ma la data spartiacque è il 26 novembre del 2020, quando da un lato ci sono le proteste di piazza e dall'altro viene organizzato uno sciopero nazionale che, secondo le sigle dei sindacati, interessa 250 milioni di persone. Ovviamente le sigle, i numeri sono molto difficili da definire, però sicuramente si è trattato di una dimostrazione di sostegno oceanica per quanto riguarda le questioni dei contadini. E a differenza di altre proteste che avevano interessato la storia recente indiana, soprattutto dal secondo mandato di Modi, quindi dal 2018, questa protesta dura. Nel senso che quando a migliaia iniziano a muoversi da attorno a Delhi, cioè il Punjab, l'Haryana e l'Uttar Pradesh, iniziano a muoversi prima migliaia, poi decine di migliaia, poi centinaia di migliaia di contadini e trattori, perché vogliono raggiungere il centro del potere di Delhi, che è anche un valore simbolico, e rimostrare al governo la loro insoddisfazione per questo tipo di riforma, sostanzialmente a un certo punto si arriva a una sorta di assedio, cioè Delhi viene bloccata, le tre principali arterie che collegano la città di Delhi all'esterno sono bloccate dai manifestanti, e la richiesta è quella di arrivare in centro a Delhi, parlare con i ministri e soprattutto mettere in congelatore le leggi. Cioè la richiesta minima dei rappresentanti dei contadini è quella di non ci interessa se è passato in Parlamento, queste leggi le dobbiamo bloccare perché non vanno bene e ne ridiscutiamo. Richiesta che ovviamente il governo non può accettare, perché significherebbe perdere la faccia e perdere anche quell'aura, no, di sempre uomo della provvidenza, il grande decisore che è stato Modi, è stato descritto così dai media nazionali, e si arriva infine al 26 gennaio, che è quando abbiamo iniziato anche noi in Occidente a dare un pochino più retta alla protesta dei contadini indiani. Perché? Perché la protesta, che fino a quel momento era stata largamente pacifica e aveva dimostrato la tenacia da un lato dei contadini indiani. Ricordiamo che tutto questo succede d'inverno, e vi assicuro che intorno a Delhi d'inverno fa freddo davvero, cioè non è come in India che si pensa che è sempre caldo, assolutamente no, fa gelo, e soprattutto durante la pandemia che precedentemente aveva salvato Modi da altre proteste, di cui magari parlerò poi in chiusura. Riescono il 26 gennaio, giorno della Repubblica Indiana, festa molto importante, con tutti i riflettori su Delhi, sul Forte Rosso, dove storicamente il primo ministro fa un discorso alla nazione che è programmatico, come stiamo andando fino adesso e cosa vorremmo fare nel resto dell'anno. I contadini decidono di... da un lato hanno il permesso dalle autorità di Delhi di fare dei caroselli con i trattori, e però le autorità non danno il permesso di entrare fino a dove volevano andare loro, cioè veramente nel centro di Delhi, e un gruppo di contadini si stacca dal corteo e decide ugualmente di entrare a Delhi.
sono scene che poi dopo, perché segue le cose indiane, si ricorda benissimo perché non era mai successo, cioè i contadini hanno di fatto assaltato il Forte Rosso e la polizia è intervenuta, ci sono stati scontri, ci sono stati morti, e questo è stato quando l'opinione pubblica internazionale si è resa conto che in India c'è un problema, e c'è un problema da un lato di non aver permesso che le tutele di così tante persone, stiamo parlando di centinaia di migliaia di persone, perché i lavoratori sono uno, poi per ogni lavoratore c'è una famiglia intorno che campa sul lavoro della terra di quella persona, dall'altro non sono state mantenute quelle tutele, e dall'altro per la prima volta il governo Modi si è trovato davanti un'opposizione che al momento è apartitica, nel senso che non ha nessun riferimento chiaro in Parlamento, ma dall'altra parte è molto tenace e non ha alcuna intenzione di mollare la presa. Altre proteste ci sono state nel passato e altre proteste sono state messe un pochino sotto il tappeto. Le cose sono cambiate e si è parlato d'altro. In questo momento in India è vero che si sta parlando d'altro, ma è anche vero che ci sono comunque ancora migliaia di contadini fuori da Delhi che sono lì ad aspettare che le cose si smuovano e non hanno alcuna intenzione di muoversi da lì. Ultimo dato, poi lascio la parola, per dare un attimo anche una misura. Allora, i dati più recenti sono il 2013 che ho trovato. Allora, un contadino in media in India ricava 895 euro all'anno. Quindi questo è ricavo, non è guadagno, nel senso sono i soldi che entrano senza contare le spese. Questa cifra significa 74 euro al mese, e sempre dati del 2013, le spese per un contadino di media in India sono 72 euro al mese. Quindi significa che di media un contadino indiano ha un guadagno di 2 euro al mese. E spalmato su decine di milioni di persone che sono interessate a questo settore, si capisce da un lato perché la protesta è così tenace e dall'altro perché mettersi contro i contadini in India non è mai una buona idea. Grazie Matteo, scusate la esitazione tecnica. Sì, grazie mille Matteo. Questa chiusa che mi permette di andare su Maria per un approfondimento appunto su questo stato di miseria dell'India rurale, che non è una notizia nuova anche questa per noi, almeno per noi che insomma seguiamo con attenzione, con un minimo di attenzione, di vicinanza, la storia dell'India, al di là di quello che roboanti notizie su Shining India hanno tentato di spacciare. È una storia che in continuazione ci racconta Vandana Shiva, che ha scritto una quantità enorme di libri, di articoli, conosciutissima appunto anche in Italia, molto spesso ospite. La storia che ci racconta Sainath, meno un giornalista Sainath, meno famoso di Vandana Shiva, ma un gigante del giornalismo dello stile di inchiesta. Lui è stato famosissimo come corrispondente dall'India rurale. Adesso ha fondato questo sito meraviglioso che si chiama PARI, People Archive of Rural India, che sia Elena che io seguiamo con molto interesse. Insomma, è un'India che è impressionante per le cifre, per esempio, dei suicidi che da anni si verificano, soprattutto in Maharashtra, che è una regione, uno stato dell'India particolarmente vulnerabile dal punto di vista climatico, con situazioni appunto di secchezza dei campi, eccetera, ma anche in Punjab, che è famoso per i suoi 5 fiumi. Ecco, Maria, se riesci a raccontarci un po' appunto il retroterra di tutte queste enormi proteste, di questa particolare protesta, ma anche di tutte quelle che hanno caratterizzato gli anni scorsi. Buonasera a tutti e tutti, grazie Daniela e grazie al Sereno Regis per l'invito. Sì, come anticipavate sia tu che Matteo, la crisi del settore agricolo in India non è certo una novità. Il professor Debal Deb, che è conosciuto come Seed Warrior e tenace critico degli interessi corporativi nel campo agricolo,
si chiede come mai, se l'India è un'economia agraria, un agricoltore preferisce fare il portiere in una città con uno stipendio fisso mensile. Le radici quindi di questa crisi sono assolutamente antiche e lo dimostrano le partecipatissime manifestazioni, come diceva anche Matteo, tra il 2018 e il 2019, ma anche prima, tra gli anni 80 e i primissimi anni 90 o ancora prima negli anni 60. Il problema dell'ingresso delle aziende private nel settore agricolo, insieme alle tre leggi che ci spiegava Matteo, distruggerebbero quel minimo di autonomia che permetteva agli agricoltori di avere quel minimo controllo sulla produzione, dando il mercato nelle mani ai soggetti privati, che invece finirebbero per controllare i prezzi e quindi esonerando un po' il governo dalle sue responsabilità. Io peraltro economia ho intervistato Devinder Sharma, che è un grosso esperto di commercio e politiche agrarie, e mi spiegava, allargando un poco lo sguardo su questa protesta, su come i contadini indiani stiano dando una lezione al mondo, perché conoscono quali sono i rischi di un settore agricolo che finisce nelle mani delle grandi aziende private, della grande distribuzione, come è già avvenuto negli Stati Uniti e in Europa. Loro sanno che un'economia trainata dal mercato e quindi organizzata sulla base degli interessi della grande distribuzione significa sfruttamento e meno garanzie per i lavoratori. Loro non credono a questa favola che la domanda e l'offerta stabiliscano il migliore o il prezzo giusto per i raccolti. Quello che chiedono a gran voce gli agricoltori, oltre al ritiro incondizionato delle riforme, è quella di un reddito garantito e di un prezzo minimo assicurato. Stanno quindi mostrando che è possibile un'altra narrazione, e questa protesta ha raccolto un'enorme solidarietà non solo da tutto il settore agricolo estremamente variegato indiano, ma anche dalle fasce urbane. Le radici di questa protesta quindi sono antiche e possiamo dire che affondano in quella rivoluzione degli anni 60, la cosiddetta Green Revolution, che ha completamente stravolto il volto del settore agricolo in India, spingendo per l'introduzione di colture intensive di grano e riso, proprio per superare le gravi carestie e le necessità alimentari del paese. E successivamente è stato portato avanti ancora di più questo progetto con le liberalizzazioni degli anni 90, aiutate dall'apertura in quegli anni del mercato indiano. Come in altre economie in via di sviluppo, la partecipazione del settore privato ha permesso l'ingresso delle multinazionali nel paese, trasformando completamente il modo di coltivare e rendendo i contadini dipendenti dai semi forniti dalle grandi aziende. Quindi, come dicevamo, una delle richieste principali del fronte contadino è il salario garantito, il minimum support price, che è un prezzo minimo che l'India ogni anno annuncia per una serie di colture. Prevalentemente sono grano e riso, che vengono distribuite a un prezzo sovvenzionato per soddisfare quelle che sono le esigenze alimentari e nutrizionali di una popolazione enorme, di 2/3 della popolazione. Per il resto, in realtà, il minimum support price già adesso resta principalmente sulla carta, nel senso che solo il 6% degli agricoltori in India ottiene questo prezzo garantito dallo Stato. Il 94% degli agricoltori è già oggi dipendente dai mercati, e quindi gli agricoltori sanno benissimo che cosa significa quando il prezzo è stabilito dalle leggi di mercato. Il sistema venne istituito negli anni 60, appunto con la Green Revolution, in particolare in quegli stati come Punjab, Haryana e alcune regioni dell'Uttar Pradesh, interessati da questa rivoluzione agricola, che sono anche gli stati che hanno visto il nascere della protesta di oggi. Sono stati dove la Green Revolution aveva l'obiettivo di aumentare l'efficienza e la produzione. E quindi questo ha portato non solo ad adottare nuove culture di grano e riso, sempre per il fabbisogno alimentare, ma di abbandonare quelle tradizionali.
Quindi questa ricerca sfrenata dell'autonomia sulla coltivazione dei cereali ha portato all'introduzione di semi dalla resa più elevata che, con un supporto tecnologico anche straniero, con sussidi per fertilizzanti, pesticidi, elettricità, ovviamente per prendere l'acqua dal sottosuolo per aiutare l'irrigazione, avevano introdotto degli incentivi per gli agricoltori, appunto per spingerli a produrre riso e grano, offrendogli questo prezzo minimo di sostegno, ossia il governo si impegnava ad acquistare i prodotti se i soggetti privati non lo facevano. L'obiettivo era quindi quello di aumentare la produttività e i risultati furono indubbiamente spettacolari. Il Punjab è infatti noto come il granaio dell'India e produce rispettivamente, mi sa, il 20% del grano e il 9% del riso di tutto il paese. Ma questa rivoluzione ha avuto un immenso costo ecologico. Le monoculture hanno distrutto i terreni, l'acqua sotterranea, soprattutto in zone aride con piogge limitate, ha significato l'esaurimento della falda acquifera, tanto che oggi molti di quegli stati che erano stati investiti dalla rivoluzione verde vivono una profonda crisi idrica. Quindi il grano, la produzione si è raddoppiata sotto la spinta di queste politiche agricole, ma tutte le varietà autoctone di riso, di miglio e di altre colture sono andate piano piano scomparendo fino a estinguersi. Da allora i contadini si sono trovati praticamente imbrigliati in un sistema di prestiti per pagare irrigazione, fertilizzanti e pesticidi e sono finiti in un circolo vizioso per cui in India si dice che un contadino nasce con i debiti e muore con ancora più debiti. Ed è questa una delle cause, la causa principale delle 300.000 morti per suicidio di agricoltori negli ultimi due decenni. La miseria del settore in India, come diceva Daniela, è stata a lungo denunciata anche da noi, da Vandana Shiva, e prima ancora di lei, da Nanjunda Swami, che è stato uno dei principali sostenitori dei diritti degli agricoltori, critico del World Trade Organization e anche e soprattutto dell'ingresso delle multinazionali e della corporativizzazione dell'agricoltura. Tramite il sindacato che fondò negli anni 90 si è strenuamente opposto all'ingresso dei colossi delle multinazionali perché credeva che proprio l'introduzione del principio dell'agrobusiness industriale aveva stravolto l'agricoltura indiana portando un irreparabile declino ecologico. E fra le sue battaglie principali c'era proprio quella sulla brevettazione delle sementi, cioè su come il capitalismo occidentale non solo si stesse accaparrando i mercati del terzo mondo, ma si stava anche appropriando delle risorse naturali e della diversità biologica. E sulla stessa scia, in quegli anni, Vandana Shiva, attivista ambientalista di fama internazionale, si è opposta alla creazione di questi monopoli delle sementi, proprio perché la crescente vulnerabilità data dalle monoculture e aggravata dal cambiamento climatico aveva creato un contesto di forte disagio agrario, tanto che il 75% del debito rurale è dovuto proprio agli input sugli acquisti. Quindi la liberalizzazione dell'agricoltura indiana e l'introduzione di regimi di diritti di proprietà intellettuale, quindi di brevetti, aveva permesso di creare queste situazioni praticamente di monopolio sulla produzione alimentare, insieme alla diffusione di pratiche agricole insostenibili, sia sul piano sociale che ecologico. Infatti alla base di tutti questi movimenti contadini contro la privatizzazione, contro lo strapotere dei colossi dell'agroalimentare, tutt'oggi c'è una spina dorsale di piccoli, medi, enormi sindacati, Andolan e Kisan Union,
che oggi, nella protesta di oggi, si sono uniti nell'SKM, che è una coalizione di oltre 40 unioni di agricoltori, che appunto accusano il governo Modi di aver venduto il settore pubblico, alle imprese. E sono nati un po' sulla scia di tutte quelle agitazioni che negli anni Ottanta avevano dato vita a una serie di movimenti popolari inaugurati dal Bihar Movement, ma ne sono seguiti molti altri. E tra le principali organizzazioni, ma non l'unica, solo per nominarne una, già negli anni Ottanta il BKU era uno dei tanti sindacati che si opponevano alle politiche neoliberiste, e già negli anni Ottanta organizzavano enormi proteste nella capitale con trattori, carri trainati da buoi, e credevano che comunque gli interessi delle società private che avevano preso il potere nel settore agricolo stessero vittimizzando gli agricoltori. Diversi attivisti pensano che questa protesta, che sembra voler durare più a lungo, già a novembre, quando i contadini si spostarono su Delhi, avevano dichiarato che erano pronti a restare lì per 6 mesi, e così è stato, pensano che questa possa essere una rivoluzione proprio contro le politiche neoliberiste, maggioritarie, autoritarie del governo Modi. E quello che secondo me è degno di nota di queste proteste è che è emersa un po' un'identità indipendente, un'identità politica del kisan, del contadino libero dal bagaglio tradizionale delle caste, della classe, della religione e di tutte le differenze che dell'India. Grazie Maria. Adesso vorrei passare il microfono a Arvinder Singh, perché Maria ha toccato tutta una serie di temi che chiaramente ci racconterai, potrai raccontare anche tu, proprio come, sono soltanto come testimone di quei giorni in cui sei stato lì a Delhi, ma fanno parte proprio della tua cultura. Cioè, quanto conta che questa, quanto è particolarmente importante il fatto che questa particolare mobilitazione sia partita dal Punjab? Perché allora, la cultura Sikh, la cultura della religione Sikh è una religione molto, molto particolare, no? Molto, molto. Intanto il Punjab è stato storicamente il primo territorio dell'India a sopportare le varie invasioni, a opporsi a tutta una serie di dominazioni, a sperimentare, insomma, pratiche e di disciplina è decisamente eccezionale rispetto al resto dell'India. Ma poi c'è tutta una cultura, cioè che tu appunto hai messo a fuoco con brevi immagini nel tuo filmato, la comunanza del mangiare, tutti seduti a terra, tutti pari. Raccontaci un po', Arvinder. Allora, grazie Daniela e grazie Sereno Regis per questo intervento. Allora, lo dico che Matteo e Maria hanno illustrato molto bene la situazione. Per quanto riguarda la partecipazione del Punjab, come dici tu, essendo un territorio che ha subito nei secoli, diciamo, invasioni, il carattere del popolo è combattente, nel senso non si bassa la testa quando c'è una cosa che non va bene, diciamo. Quando c'è tirannia, la testa che si alza è del Punjab. E quindi anche in questo caso, come dice Maria, i contadini hanno capito quello che il libero mercato ha fatto nell'agricoltura sia in Stati Uniti che in Europa, e noi in Italia lo vediamo, situazioni del genere, quando i contadini non raccolgono i pomodori o altre cose, anche i allevatori di Sardegna che buttano latte sulla strada. Quindi loro hanno subito una cosa che gli indiani sono già avvertiti in prima, hanno visto, ok, il libero mercato cosa porta, sia con gli esempi in India stesso, che essendo un paese federale dove tanti stati hanno già applicato il libero mercato, nel quale c'è anche il Bihar, e dove
non va bene in senso questo modello. Tantissima gente del Bihar va a lavorare in Haryana o Punjab per lo stesso motivo, perché lì non riescono a recuperare il minimo per sopravvivere e quindi vanno a fare contatti, diciamo, braccianti agricoli nelle terre di Punjab. E per quanto riguarda, diciamo, la cultura Sikh, io direi più è Punjab, che poi Sikh sono i guru che sono arrivati e hanno cominciato a diciamo, dal primo guru, se vediamo, era sempre contro qualsiasi tipo di oppressione sociale, erano più, diciamo, spirituali, ma stesso momento anche molto riformatori sociali. Quindi hanno iniziato il movimento, il sikhismo nasce proprio di rompere alcuni schemi che dividono le persone e quindi mettere tutti insieme e fare delle cose, diciamo, oggi che possiamo dire quasi un stato social democratico. Quindi questo era un insegnamento del sikhismo. E questa cosa che oggi noi portiamo dentro di noi, che non dobbiamo subire e non anche vedere se qualcuno subisce una cosa sbagliata, dobbiamo assistere quella persona di combattere la situazione e anche contrastare, diciamo. E la cosa bella di questa protesta, come Maria e anche Matteo hanno detto, che è stato non violento, deciso, che fino al 26 gennaio non è stato mai una situazione dove il governo, perché loro erano consapevoli che se facciamo qualsiasi cosa che potrebbe dare una scusa al governo, il governo arriverà con tutta la forza e smantellerà tutto quello che è successo, anche, diciamo, quello che Matteo accennava durante le proteste di NRC e CIE in mesi di febbraio e marzo. E io anche in quel momento stavo per caso in India, quindi anche quelle proteste l'ho viste. E quindi soltanto il 26 gennaio, io penso, tantissima gente dice che è stata quasi manovrata la situazione, quella che è capitato. Infatti, dopo, subito il 26 gennaio, il governo era andato lì e anche alcune organizzazioni, diciamo, sotto un movimento politico, non vuole prendere nomi, nel senso che sono arrivati a lapidare i protestanti a Singh Border. E lì ci sono stati alcuni momenti diciamo, di confronto, eccetera, e alcune persone la polizia ha preso e hanno messo in carcere. Però oltre questi episodi non è stato niente di violente. E anche, diciamo, quello che è successo il 26 gennaio, tutti i capi, diciamo, del movimento, della protesta, hanno chiesto scuse al governo e al pubblico. Questo non era la nostra intenzione, diciamo. Siamo stati derottati con quelli milioni di persone che stavano sulle strade, qualcosa del genere è successo e non era sotto nostro controllo. Quindi comunque una protesta che io, quando sono andato una decina di volte, sono stato un mese e mezzo lì dal 26 novembre proprio, perché mi è arrivata la chiamata di famiglia che papà non stava bene e io papà ho perso il 27 novembre. E dopo una settimana di riti vari ho iniziato ad andare alla protesta che era relativamente vicino a casa, sia a Tigri Border che a Singh Border. E lì ho avuto anche modo di parlare con la gente, poi ho pensato, ok, perché non anche fare delle riprese. Quindi, e lì ho notato che ogni posto che andavo, tutta la gente mi offriva da mangiare. Cosa vuoi da mangiare? Quindi da mangiare non mancava niente, nel senso, tu cominciavi per 10 km di camminata, 40 km di camminata, c'era sempre qualcuno che ti offriva da mangiare, diciamo, dalle cose semplici a cose molto buone. Poi ho notato anche gente che veniva con i camion pieni di cibo e offriva, ho visto, magari vedremo nelle foto dopo, i camion pieni di arance che lo regalavano ai contadini, così. Quindi una generosità e condivisione. Stesso momento, quella zona di Singh Border o anche Tigri Border sono zone un po' anche industriali, diciamo, ci sono tantissimi capannoni industriali vicino, e dove lavorano i lavoratori che vengono da altri stati tipo Bihar e Uttar Pradesh. E questa gente ovviamente durante il lockdown non aveva da mangiare,
noi se avete, abbiamo seguito quello che è successo in India durante il lockdown, è una cosa che non si capisce anche come il BJP ha vinto in Bihar. Ok, no, quindi non vado a discutere là. Però comunque tutta la gente che lavorava in queste fabbriche, per loro era una diciamo, ancora di salvezza, perché loro ogni giorno potevano mangiare 3 volte al giorno gratuitamente da contadini che hanno portato, come diceva Maria, per 6 mesi le scorte. E per 3-4 mesi manco hanno toccato le scorte, perché la comunità di Delhi, diciamo la gente di Delhi o la vicinanza, hanno aperto le loro, hanno portato loro. No? Anche tantissimi amici che andavano in giornata portavano con loro sacchi di biscotti, sacchi di pane, eccetera, quello che loro pensavano di portare e poi hanno portato. E tantissimi imprenditori che hanno fatto la fortuna su quelle autostrade, tipo gli autogrill, per dire autogrill come esempio, loro hanno aperto il loro proprio diciamo alberghi, dormite qui. Diciamo anche durante il periodo invernale che faceva troppo freddo, diciamo, sulle strade di Delhi temperature arrivano anche a 3 gradi, 4-2 gradi di notte, e nell'aperto tantissima gente anche morta per freddo, non per Covid. Questa è un'altra cosa che dentro questa protesta ci sono nati i tantissime stazioni o diciamo campeggio di medici che stanno là a assistere le persone e non hanno scontrato diciamo i casi di Covid, e gente morta di freddo o altre patologie, che magari diabete che non è stato curato al momento. Quindi le morti non erano per motivi di Covid. Una delle cose che io mi sono quasi commosso nei giorni era, io vedevo l'India in quale sono cresciuto, perché negli ultimi anni quell'India comincia a sparire o non viene fatta vedere. L'India di diversità, l'India di gente che non parla la stessa lingua ma sta sul stesso piano, no? E quindi sul palco della protesta tu vedevi gente che veniva anche dal Kerala o altri posti, magari erano 5 rappresentanti, perché il governo non li faceva venire, diciamo, se già fermavano l'aeroporto, la stazione, dove stai andando? A Delhi? No, rimani qua. Quindi anche quelle cose, però la gente che è arrivata, che sta lì, è la India vera. Un'altra cosa che ho notato molto bella e importante, in senso, lì il national media, diciamo, la media mainstream, che ormai diciamo rimangono 1 o 2 canali che non sono da un lato, diciamo, no? Perché altri sono tutti comprati quasi, e sono proprietari che fanno trasmissioni che non sono altro che guerrafondai, per me, in senso, non parlano altro che hindu muslim, eccetera. Quindi ogni cosa cominciano a dare quel colore comunale, religioso, che non ha niente da fare, in senso, sembra una narrazione per spaccare continuamente. Quindi gli agricoltori hanno notato questa cosa e non li hanno fatto entrare dentro lì. Ogni posto di protesta aveva, diciamo, internamente gente organizzata che ti osservava, anche a me, che vedevano che lui è un po' strano, perché subito guardavano che tu sei indiano ma forse vieni dall'estero, subito. Quindi mi tenevano anche da occhio, così, perché io quando facevo le domande mi chiedevano: ma tu sei per caso di BJP? Perché fai troppe domande. Se no, io voglio capire un po' di cose. Quindi c'è la tensione che non ci sia la gente che magari no, può creare problemi o viene a fare un po' di spia, diciamo. Hanno poi beccato tantissimi ragazzi che facevano la spia e volevano creare qualche scompiglio, qualche situazione dove diciamo, le amministrazioni possono mettere il dito e fare qualche intervento. Quindi su questo ho notato una bella tensione dalla parte delle organizzazioni. Sì, torniamo a dire, per quanto riguarda il Punjab, ma è sempre guerrieri sono, ma stesso momento gente che condivide e non vive l'oppressione. Volevo dire un'altra cosa per quanto riguarda quello che diceva Maria per costo di vita. No, non è caso che tantissimi migranti, io come mediatore culturale, incontro e vedo qui situazioni di migranti e loro poi raccontano che potrebbe succedere a voi quello che succede qua, ai braccianti in India o territori.
Il sfruttamento lavorativo nel settore agricolo è causato dal libero mercato in Italia, e in India potrebbe accadere la stessa cosa. Oggi, se parliamo di caporali, eccetera, è conseguenza del libero mercato. Come Abubakar dice, che è tutto controllato dai supermercati, è questo che succederà in India. Quindi c'è questo legame, questa informazione passa. Questa informazione tra i braccianti passa, non è successo un caso di quale non si è parlato mai in Italia, perché l'India vive in beata indifferenza. Gli indiani in Italia vivono nella beata indifferenza continuamente, non sanno niente, quindi io combatto con la comunità stessa perché anche loro non riescono a dire la loro qui in Italia. Quindi c'è questa beata indifferenza su tutti i livelli. Stavo a dire quindi tu pare che tu sì. hai portato anche una serie di foto, vuoi condividere con noi la... Sì, allora ci sono alcune foto, perché se io comincio a parlare ce l'ho tanto. Un attimo, vi condivido lo schermo. Un attimo, eccoci qua. Ok, vedete? Sì, vediamo. Ok, benissimo. Questa era la foto simbolica per me, perché anche i trattori sono indiani. La marca HMT, che non esiste più, è stato quasi venduto. Mahindra è una marca corporate che va benissimo. Però questa è l'autostrada di New Delhi, che era bloccata con centinaia di migliaia di trattori come questi. Diciamo, si vede proprio che i trattori che lavorano, non solo soltanto così. Okay. Allora, vai avanti. Questo era Tikri Border. E questa era la tipo... Arvinder, io non lo vedo, vedo ancora i trattori, non so se sì? Altri è diverso. Ok, adesso lo vedete? No. Ah, ecco, sì, 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 sì. No, prova. Okay. Okay. Però un attimo qui. Sì, ok. Sì, qui era Tikri Border e si parlavano tantissimi varie sigle dei unioni di, diciamo, dei agricoltori, sindacalisti, vari sindacalisti. Io non riesco a stranamente utilizzare, andare avanti e indietro. Qui era uno di quelli, vedete? Si vede questa foto? Sì. Ok. Qui era uno di quelli depositi di cibo. Posti come questi erano centinaia, diciamo ogni 50 metri c'era una riserva di cibo così. Okay. Quindi un movimento molto organizzato, molto... Sì, molto... sì, sì, erano venuti con tantissimo materiale, non soltanto questo, poi lì hanno creato anche, non ce l'ho foto di questi posti, sistemi di riscaldare l'acqua. Certo. Anche le macchinari per cucinare i chapati, il pane indiano. Quindi proprio le macchine che facevano chapati centinaia, migliaia al giorno, diciamo. Questa era una scena, diciamo, dove vedete queste verdure, eccetera, sono stati portati già gente locale, diciamo, i contadini d'intorno. E qui tutto il giorno, alle 5 di mattina, loro iniziavano a preparare per il giorno, e tutto il tempo chiunque andava, anche io che qualche volta ho dato una mano a tagliare le verdure. Quindi... qui la gente locale che ha portato con sé le coperte, diciamo una famiglia si è unita, alcuni amici sono uniti, hanno raccolto i soldi e hanno portato quello che hanno portato. Quindi così tantissima gente ha aiutato, assistito, ha dato il loro contributo
per questa protesta. E questa cosa continua. Ci sono state anche le accuse che vengono finanziati questi soldi dall'estero. Gente ha detto, va bene, allora, quando in India succede qualsiasi, o anche in mondo, succedono delle disgrazie, e Khalsa Aid, che è un'organizzazione inglese, li porta subito, arriva subito anche nel caso di Rohingya o in Siria, hanno portato da mangiare, quindi questa cosa di condividere noi ce l'abbiamo, e quindi quando accade a noi, anche altra gente, quando vede, ok, viene. E questa è l'India in quale siamo cresciuti, però oggi, come dicevo prima, diventa un po' difficile. Qui c'era un stand della comunità musulmana, che loro offrivano il riso con zafferano, e non è risotto al milanese, diciamo, però è riso azzurro, dolce con zafferano, che è una specialità in India, quindi loro offrivano questo. Era una rappresentanza, perché durante le proteste di CAA, NRC, Sikh sono andati là anche offrire il cibo ai gente che protestava sulle strade di Delhi. Quindi Sikh in genere andavano in Delhi quando c'è una protesta, Sikh prendevano il comando a farli mangiare. Ci pensiamo noi a farli mangiare. Quindi in Delhi, quando ci sono le proteste, c'è un luogo che si chiama Jantar Mantar, che è un luogo storico dove viene dato il permesso. E vicino lì c'è uno dei nostri gurudwara importanti di Delhi, e tutto il cibo per le persone che protestano viene portato dal gurudwara. Possono essere 1.000, 10.000, 100.000 persone, non ci si pensa. Questa è a Singhu Border. Qui anche... Allora, mi chiedono tutti, no, perché tutti Sikh? No, si vedono turbanti, però colorati, diventano molto facilmente individuati. Però c'era la gente dappertutto, che adesso vedremo nelle foto. Qui c'è una delle scene di Langar, che sulla strada, questa autostrada, dove la gente è seduta, quindi il cibo veniva data a chiunque voleva essere, no, servito. Poi hanno fatti tantissimi questi stampi, questi manifesti, che il media cercava di dare un'immagine tipo questi sono terroristi, questi non sono veri agricoltori, sono tutti gente che viene per 2 lire, no, a giornata, viene pagata. Quindi avevano fatto questi manifesti, anche la gente di Delhi si andava, prendeva in mano questi manifesti e dava il supporto alla protesta. Queste sono signore anziane di una certa età. Se vedete, loro hanno il kirpan qui, no? Questo è il kirpan, questo è il kirpan. Quindi combattenti ci siamo, e anche le donne nostre sono combattenti. Allora, qui, no? Questo era uno dei slogan: no farmers, no food, no future. Questo manifesto si vedeva da tanti posti, diciamo. Questo è uno dei trolley, il rimorchio dietro il trattore, che diventavano praticamente abitazioni, e tutta la gente, diciamo, era lì. Non lo so se voi conoscete questa setta dei Sikh, che si chiamano Nihang. Praticamente è ancora la forza o l'armata tradizionale dei Sikh, che anche loro sono uniti con loro cavalli, e perché sono sempre sui cavalli, con i cavalli, e lo divisa, diciamo. Qui stanno dando da bere una bevanda che viene fatta con latte e mandorle e altre, semi che vengono pestati e mischiati poi con latte. Quindi c'era un'abbondanza di mangiare, quindi le forze, finché non hai da mangiare non vai a combattere, quindi prima mangi e poi combatti. Questa è... Qui, come dicevano, anche i Dalit, la gente cosiddetta intoccabile in India, che veramente ancora esiste questa cosa nel mio paese, mi vergogno.
Quindi tutti i gente che seguono Ambedkar o buddismo stavano lì. Anche il pronipote di Ambedkar era lì. Lui ha fatto un speech e quindi stava lì e insieme a lui tantissime altre sigle che hanno dato supporto alla protesta. Questo è il manifesto che dice, ok, quando diamo il voto siamo indiani, ma quando chiediamo il nostro diritto siamo terroristi o khalistani. Capito? Quindi c'era questa narrazione dal governo che loro vogliono contrapporre la narrazione, diciamo, non dal governo, dalle telemedia, ecco. Qui è una tipica scena di un villaggio della Haryana, dove, diciamo, questo è il Narghilè nostro classico, che diventa il centro intorno al quale si siedono gli anziani del paese o giovani, che poi si discute quello che succede, la politica e tutto il resto. Quindi qui erano nati questi cerchi, per anche, no, non è soltanto i Sikh che stanno a questi manifesti, o che loro siano arrivati, però poi noi abbiamo capito. I Punjabi sono stati quello che hanno fatto capire alcune cose che altri magari ignoravano o non avevano compreso. Questa immagine è rappresentativa perché tu vedi proprio, siamo pronti. Qui c'è la legna da ardere per fare le cucine, le pentole, il camion con sigla sopra, dice tutto. Allora, l'immagine di Bhagat Singh che viene molto utilizzata, che è rivoluzione, per me, io ho fatto anche un saggio durante il mio corso di studi, Bhagat Singh io paragono come Gramsci, perché lui comunque dal Marx, no, poi parlava di, è una figura che di quale non si sa molto in Italia, però per noi in India è la persona rivoluzionaria per eccellenza, ecco. E l'ultima immagine, questa è quella immagine dove dicevo il trolley pieno di arance che offrivano chiunque passava, loro camminavano e davano, tieni, quindi questa cosa di dare e condividere è la cosa più importante che ho visto. Diciamo, il sikhismo nasce con tre cose: lavoro dura, fai un lavoro duro in senso onestamente e condividi quello che hai e prega. Quindi queste tre cose l'ho viste là. Io finisco con questa foto. Allora, se vuoi chiedere qualcosa. Molto interessante, Arvind. No, ci sarebbe da soffermarci per ore. Ci hai dato degli stimoli interessantissimi. Io sono in particolare affascinata appunto dalla complessità e dalla straordinarietà di questa dimensione che è veramente radicalmente rivoluzionaria. È proprio una rivoluzione culturale nel profondo, no? Che coniuga tutta una serie di di dimensioni tradizionali per noi, il rinnovamento sociale, anzi il rovesciamento sociale, ma con tutta una serie di dimensioni comunitarie, di condivisione che appunto ci hai fatto, hai condiviso con noi rapidamente con queste immagini, che posso immaginare l'atmosfera di quei giorni, il freddo, affrontare con coraggio la notizia, che ne so, dell'ultimo decesso, la situazione di assedio che però invece viene affrontata tutti insieme. Ecco, io ti ringrazio moltissimo, Arvind, purtroppo il tempo sta passando rapidamente e c'è ancora tanto da dire. Andrei su Maria di nuovo per proprio raccordarci a quello che abbiamo appena visto, no? Tutto questo poi vede protagoniste, per esempio, le donne. Maria, raccontaci un po', tu ti sei preparata su questa, hai scritto anche su questa parte, insomma, di questa storia. Sì, diciamo che mentre, come ricordava Matteo, a Delhi si andava compattando quello che è diventato il primo grosso movimento antigovernativo all'indomani dell'ALT imposto dalla pandemia,
era circolato un meme molto carino con il solito grafico a torta che si chiedeva come l'Occidente è venuto a sapere della protesta più grande al mondo, quindi una fetta minuscola l'era venuta a sapere dalla BBC, CNN e altri media internazionali. Il resto della torta da un tweet di Rihanna, che infatti proprio su Twitter aveva chiesto come mai non stiamo parlando di questo, cioè della protesta che è già la protesta più grande della storia. Quindi dopo che ha avuto risonanza internazionale grazie a questo tweet e anche agli interventi di Mina Harris, avvocata, autrice, nonché nipote di Kamala Harris e anche di Greta Thunberg, che hanno twittato in favore dei contadini, proprio questo toolkit condiviso da Greta e il coinvolgimento del movimento Fridays for Future indiano ha portato all'arresto a Bangalore di Disha Ravi, una giovanissima ambientalista animatrice del Fridays for Future indiano, che è stata accusata in base alla legge sulla sedizione, che è una legge di coloniale memoria che viene spesso usata per silenziare il dissenso o comunque chi osa opporsi. La sua colpa era stata quella appunto di aver contribuito a diffondere questo toolkit che spiegava come dare sostegno online a questa manifestazione, ed è lì che il governo ha iniziato a imbastire la narrazione di questa cospirazione internazionale per screditare il governo indiano, sostenendo appunto la protesta dei cittadini, dei contadini. Disha Ravi non è l'unica attivista donna arrestata in relazione alle proteste, anche Nodeep Kaur, che è un'attivista Dalit per i diritti dei lavoratori e sindacalista per i lavoratori industriali, ha sostenuto attivamente la protesta proprio perché crede che la privatizzazione dell'agricoltura in un paese come l'India porterà non solo a un aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, e quindi aumenterà le difficoltà della working class. L'arresto di Kaur ha smosso nuovamente l'opinione pubblica internazionale, nuovamente aiutata da un tweet della Harris, e però c'è da dire che non sono le uniche attiviste che hanno preso parte a queste manifestazioni. Migliaia di donne animano l'agitazione in corso ai confini di Sindhu, Ghazipur, Tikri, e a fianco agli enormi pentoloni che Arvinder ci ha fatto vedere, come avete visto dalle foto, sono principalmente uomini, quindi c'è stato anche un passaggio di ruoli. E se al confine di Sindhu, dove ha preso le prime mosse la protesta, il primo enorme accampamento, i manifestanti erano principalmente uomini punjabi, a Tikri e in altri luoghi del confine dove è andata costruendosi questo enorme accampamento tutto intorno, diciamo, la cintura dello stato di Delhi, la presenza delle donne è assolutamente preponderante. A gennaio il presidente della Corte Suprema, Bobde, aveva esortato i manifestanti a non portare le donne e gli anziani alla protesta. Un commento veramente tremendamente infelice, che non solo negava l'agency delle donne, le quali ricordiamo sono anche mogli e figli in alcuni casi dei contadini morti suicidi, ma ignorando anche il ruolo che le donne hanno nel settore, nel senso che le donne nell'agricoltura indiana sono parte centrale della forza lavoro e condividono il peso insieme agli uomini di un settore in grave crisi. E sempre tornando a Sharma, aveva sottolineato come il barometro del successo di tutti i movimenti sociali sia proprio la partecipazione delle donne. Come diceva Matteo, c'è un grosso squilibrio tra la quantità di persone che sono effettivamente impiegate in qualsiasi forma nell'agricoltura e il contributo al prodotto interno lordo, che quindi dà la misura della crisi che soffre il settore. E le donne nell'agricoltura indiana vengono spesso definite come forza lavoro invisibile, cioè il 75% delle donne nelle zone rurali che lavorano sono contadine, ed è un numero che tende ovviamente ad aumentare man mano che le campagne si impoveriscono e gli uomini migrano nelle città alla ricerca di lavoro.
Poi vabbè, con la pandemia è successa la migrazione a inversa e poi di nuovo di ritorno, però diciamo è una tendenza piuttosto stabile, tanto che Oxfam considera che l'80% del lavoro agricolo in India, che non significa solo il lavoro nel campo, ma anche la semina, la vagliatura, la raccolta e tutti i processi che sono legati alla produzione agricola non meccanizzata, è svolta dalle donne. Proprio l'8 marzo, qualche tempo dopo il commento del Presidente della Corte Suprema, le donne si sono riversate in gran numero nei luoghi della manifestazione proprio per ribadire il loro ruolo e la loro presenza. E al di là del loro effettivo lavoro nel quotidiano delle mansioni agricole, pochissime sono le donne che posseggono effettivamente la terra, proprio perché in un sistema patriarcale e patrilocale generalmente la terra viene ereditata dai figli maschi. E quindi questa protesta è sicuramente un movimento che ha dimostrato un'incredibile compattezza e anche saggezza politica nel riuscire a svincolarsi da dinamiche partitiche, e appellandosi appunto alla cooperazione tra la classe operaia, i giovani, i disoccupati, i commercianti, gli intermediari che verranno spazzati via da questo assalto frontale lanciato dal capitale aziendale. Però esistono tuttavia delle linee di faglia profonde all'interno del movimento, che sono tutte le differenze che caratterizzano l'immenso settore agricolo indiano. Quindi le differenze e gli attriti che possono esistere tra i grandi agricoltori, tra i piccoli agricoltori, tra i braccianti senza terra. E nonostante questo, la protesta è sempre più coesa, trasversale, inclusiva ed è riuscita addirittura a unire comunità storicamente divise, come è successo per esempio in UP con una serie di Maha Panchayats, che sono delle strutture democratiche a livello di base, di villaggio in India, quindi riuscendo a ricucire delle fratture che sembravano veramente insanabili, come tra i Jat e le comunità musulmane in UP, solo per citarne qualcuna. E indubbiamente questa protesta così spalmata nel tempo e così partecipata rappresenta indubbiamente una sfida enorme all'egemonia del partito nazionalista. Benissimo, grazie Maria, documentatissima come sempre. Io a questo punto chiedo a Matteo di dirci come potrà andare a finire. Chiaramente non abbiamo la sfera di cristallo, però insomma le ultime notizie sono che il movimento ormai è arrivato in Karnataka. C'è stato questo grande Bharat Band nei giorni scorsi che è stato il blocco di vari servizi di trasporti, strade, eccetera. Cioè chiaramente ormai stiamo assistendo a un movimento che è cominciato con l'assedio intorno a Delhi, col Dili Chalo, con tutta questa grande lunga resistenza nella stagione più fredda e così via. Adesso sta arrivando la stagione calda. E che cosa potrà succedere? I negoziati si sono tutti quanti falliti uno dopo l'altro, Modi ha chiaramente non ha intenzione di cedere, i contadini neppure. Stamattina leggevo addirittura che sono pronti a resistere fino al 24, cioè 2024, e potrà continuare così per tanto tempo? Matteo, cosa ne dici? Allora, prima di rispondere parzialmente alla tua domanda, siccome non abbiamo la sfera di cristallo, quindi posso provare solo a fare un'analisi, volevo fare i complimenti ad Arvinder sia per le foto che per la spiegazione. E soprattutto una nota personale, non riuscendo ad andare in India da un anno e mezzo, vedere quell'India lì che tu dicevi era l'India dove sei cresciuto, che è l'India che ha fatto innamorare tutti noi che ci siamo avvicinati all'India in tempi e modi diversi, ed è l'India che sta sparendo, a mio modo di vedere, sotto i colpi di una politica maggioritaria e intollerante, insomma, ha fatto venire un po' anche il coccolone un po' in gola.
E dunque, ci sono due cose da dire. Prima di tutto rispondo parzialmente a una domanda che ci è arrivata da Paola. Allora, una parte della domanda parlava del ruolo delle donne nelle proteste, credo che Maria abbia risposto egregiamente, mentre l'altra parte della domanda diceva se c'è stata una reazione dagli altri stati indiani che sembrano meno coinvolti nella protesta rispetto magari a uno stato come il Punjab. Dunque, questa domanda, la risposta a questa domanda si inserisce un po' nelle conclusioni che volevo fare, ovvero che per forza di cose a livello territoriale l'unione di intenti dei vari contadini che popolano tutta l'India è complicata, però l'esperienza di questi mesi ha segnato due cose. Prima di tutto un metodo, nel senso che la grande intuizione, la grande tenacia della protesta è stata quella di non scadere nella violenza, che come diceva benissimo Arvinder, il governo Modi non vede l'ora di poter avere un appiglio per poter intervenire e sedare le proteste anche nella violenza, come è stato fatto ripetutamente negli ultimi anni. E soprattutto questa protesta fa emergere un dato politico che è un dato politico che è comune a tutto il territorio indiano, ovvero se noi guardiamo, questa protesta arriva dopo una serie di altre proteste che sono state silenziate. Partiamo dal secondo mandato del governo Modi. Modi è salito al governo e cosa ha fatto? Ha tolto il Kashmir l'autonomia, causando proteste che noi tra l'altro non abbiamo visto, perché storicamente le proteste in Kashmir sono sempre accompagnate da un momento di blackout delle comunicazioni, quindi noi sapevamo, però non vedevamo le proteste che esistevano in Kashmir. È stata un'altra protesta sulla nuova legge della cittadinanza che era stata proposta ed era stata parzialmente passata in Parlamento sempre dal governo Modi, che discriminava platealmente la minoranza religiosa musulmana. Quelle proteste sono state nazionali, hanno creato grandissimi grattacapi al governo e sono state sia represse con la violenza, da un lato, ricordiamo gli scontri di Delhi di 2 anni fa, e soprattutto sono state represse in concomitanza con la pandemia, cioè pandemia e facciamo saltare tutto. Cioè l'occupazione di Shaheen Bagh è stata sgomberata nel nome della sicurezza, diciamo, sanitaria. Ora cosa succede? Che se i contadini, come hanno detto, non vogliono piegarsi e vogliono continuare la protesta, quando finirà la pandemia si ricomincerà da qua, nel senso che il problema enorme del governo Modi è che ormai ciclicamente la parte di India che non lo sostiene e che, come diceva sempre Arvinder, i media mainstream in India non danno molto spazio all'opposizione, ma in India l'opposizione al governo Modi esiste, sono centinaia di migliaia di contadini, ce ne sono altri di altre istanze. Tutto quel tesoretto, diciamo, di opposizione al governo Modi, al modo di intendere il potere di Modi e dell'estremismo hindu, esiste e continuerà a venire fuori. Questo è un problema politico che prima o poi l'India dovrà affrontare anche a livello parlamentare. Il futuro dell'India verrà deciso quando esisterà un partito, quando tutto questo dissenso riuscirà a incanalarsi a livello parlamentare, potranno dimostrare che esiste un'altra India, che era quella che diceva Arvinder, quella dove era cresciuto Arvinder, e che è quella che speriamo abbia la meglio su quest'India che sta cambiando, secondo me e secondo molti altri, in peggio. Grazie Matteo. E con la tua conclusione chiederei a Enzo Ferrara se può mandare in onda il filmato che abbiamo previsto, non soltanto a conclusione di questo incontro, ma a conclusione di tutti i 3 incontri sulle mobilitazioni non violente. Vorrei soltanto fare un piccolo richiamo sul primo di questi incontri che abbiamo avuto, dedicato alla Birmania. Come ricorderete, eravamo soltanto all'inizio della reazione violenta della giunta. Gli ultimi giorni erano registrato un massacro praticamente, e la cosa particolarmente triste è che, completamente in contrasto con quello che si augurava Cecilia Brighi e il professor Gavusi che hanno partecipato, la nostra comunità europea, occidentale, eccetera, sì, si è espressa in termini molto critici, ma con domenica, per l'anniversario
della liberazione della Birmania dal Giappone 1947, c'erano tutti i paesi dell'Asia, Cina, India, Thailandia, Vietnam, tutti quanti, Laos, l'unico assente era il Giappone, semplicemente perché non poteva partecipare, essendo lui l'oggetto della manifestazione di liberazione, e questo è incredibile, è veramente molto, molto triste. Per cui, cosa possiamo fare? Continuiamo quantomeno a essere informati, quantomeno a essere svegli, quantomeno a essere in connessione e se possibile uniti, visto che non possiamo fare altro, nel pensiero. E adesso guardatevi questo piccolo trailer di un film che è in preparazione, uscirà attualmente in fase di montaggio, è girato da un filmmaker che si chiama Varun Sukraj di Mumbai. Anche lui all'inizio, come ha visto, mi raccontava ieri per telefono, ci siamo sentiti, come ha visto che il settore contadino dell'India veniva trattato come potenziale terrorista, è corso da Mumbai a Delhi appunto per cercare di filmare quello che poteva, con l'aiuto anche di vari aiutanti appunto che si sono ficcati a dormire con i contadini nei troll, insomma sicuramente sarà un film molto molto interessante. E questo piccolo trailer è diciamo è un montaggio di quello che vedremo, con una colonna sonora che secondo me è straordinaria e che speriamo che, non so, piaccia anche a voi. Sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. Way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed. The bitterness of men will fear the way of human progress. The hate of men will pass, and the power they took from the people will return to the people. Liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Don't give yourselves to these unnatural men. Machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate. The unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery. Fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man. Not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power. The power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will
give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, in a land of democracy. Let us all unite, unite! Bene. Scala ancora, tipo i grandi.